Cioè, perché quest'anno pure è un anno tremendo per umanisti, Maria. Cioè, lo so che io e te condividiamo questo, come si dice? Quest'anno è l'anno di transizione, vediamo un attimo. Vediamo un po'. Questo è l'ennesimo però anno di transizione. Sarà il decimo anno di Però transizione. questi sono appena arrivati, damogli fiducia, vediamo che combina. Ma Però la abbiamo dato. partenza mi pare dei migliori. No, e gli abbiamo dato fiducia, ti ricordo, pure a, insomma, a quello Ok. prima. No, all'inizio sembrava tutto rose e fiori, poi mi pare di aver capito che sta squadra non si risolleva. Ma tra l'altro, mo la prima partita l'abbiamo persa addirittura a tavolino. Cioè, io. Ma te posso dire che è una cosa che non avevo mai. Sicuramente non avevo mai visto succedere alla Roma, eh. Manco io pensavo, sai, nell'arco della mia lunga carriera non me ne ricordo a tavolino, Ma tu sei uno da stadio? no? Ci andavo quando ero più giovane, mo poi mi piaceva la comunità, quindi mi guardo su Sky, sul divano, Ah, con tutti. pensa che Però io. ogni tanto ci vado. Ah, ma infatti io, cioè, la partita su Sky sul divano, non, alla fine, soprattutto negli ultimi anni, mi sono un po' disinnamorato e non le vedo più. Però allo stadio continuo ad andarci, quelle 2 o 3 volte l'anno, cerco un salto di Stessa cosa. farcia. Pure che io sto a Roma Sud, è un casino e lo sai ogni volta andare allo stadio. Mo' quest'anno col corona, chi lo sa se ci andrò. Però sicuramente l'ambiente dello stadio è figo, cioè è una cosa che mi è sempre piaciuta fare. Cioè non. Io prima di partire per le Filippine abitavo a Piazzale Clodio, quindi a 400 metri dallo stadio, Da ci paura. a piedi proprio andavo. Però l'ultima che ho visto, capirai, è stata poi parecchia, ma è passato. Cioè, Roma-Chelsea con Di Francesco ancora a panchina per il 2-0. Grande partita, eh? Grande partita. Poi lavoro, poi mi sono trasferito, sono partito, quindi. No, ma infatti sei andato nelle Filippine per fare cosa? Che fai tu di mestiere? Spiegaceli. Lavoro con le scommesse sportive, sempre. Lavoro con Antonino. Tra l'altro, Antonino si parla di Antonino De Rosa, quindi Antonino De Rosa. altro grandissimo giocatore di Magic come te. E sei stato 2 anni nelle Filippine. Com'è vivere nelle Come Filippine? lo ritrovi? Sì. Sono Che andato posto là è? perché io prima di andare lì avevo una concessionaria di motociclette a Roma Sud, MotoGiapan 99 si Pensa, a chiamava. Roma Sud dovevo? Vicino al Pio Travertino, è enorme, guarda, Ah, è la ok. concessionaria della Honda. Però Sono mi ha 4 chiamato giri. Arco di Travertino Roma Sud, che già sta un po' a Roma Est, però Vabbè, vabbè. Lo so, è che te sei di Roma Nord e fai tutto un fascio come io, no? Che io dico Roma Nord, per me è tutto un posto dove non vado mai, ovviamente. ho abitato la maggior parte della vita a Roma, però sono stato là, ci ho avuto là la concessionaria per tanti anni, poi mi sono stufato, ho ceduto la mia parte, ho detto voglio fare una cosa nuova, voglio provare un'avventura nuova e sono partito. Sono andato là e niente, c'era stata l'opportunità di lavorare con Antonino, sempre questa storia delle scommesse sportive, la società delle scommesse sportive, iniziamo Beh, no, ma a fare. io volevo sapere più il posto. Cioè, sai, sono tanti filippini che stanno qua in Italia. Un italiano nelle Filippine, come è visto? No, benissimo. Vabbè, nelle Filippine in realtà si vive meglio che in Italia, a parte un paio di cose, tipo il cibo, eccetera, eccetera. Conta che io abitavo a Manila, al centro di Manila, ed è come abitare al centro di Los Angeles, ci sono solo grattacieli, che ne so, io scendevo da casa, c'avevo Starbucks, il negozio da Bentley, e quello da Lamborghini, solo strade enormi, però un paio di quartieri che sono nettamente più ricchi, non è il. Quanti milioni di abitanti fa Manila? Immagino che sia grande, La no? tanti, più di Roma, Beh, sì, ma immagino. gli abitanti delle Filippine sono quasi quanti quelli dell'Italia, però la maggior parte sono tutti a Manila. Però Ah, ok. ti ripeto, per quartiere c'era una guardia armata ogni 20 metri. Io non ho mai sentito nessuno che strillava, nessuno che mai mi ha mai dato un problema. Io abitavo in un grattacielo, 40 piani, con spa, piscina, palestra, guardia all'ingresso. L'unica cosa, caldo tutto l'anno, può andare in piscina all'aperto tutto l'anno, prima da paura, quando piove un quarto d'ora poi smette, l'unica cosa è che per mangiare, se sei abituato a mangiare in Italia, Vabbè, ma non se capisco. sei abituato a mangiare in Italia non c'è un posto dove puoi andare, secondo Però, no, me, sai che no, per 6-7 mesi mangi, che ne so, ramen, sushi, cucina filippina è una cosa, cioè, tremenda, immangiabile.
Però dopo 6 mesi ti rompi pure le palle, nel senso che io voglio una bella insalata con pomodoro, sì, e lì per trovare un pomodoro è un problema, No, capito? vabbè, io ho vissuto in Galles, mo è completamente diverso come mondo e come mentalità, però il problema del supermercato ce l'avevo pure io, cioè prendi le mele che non sanno di niente rispetto alle mele Bravo, italiane, che insomma sono bravo. Un'altra storia. la cura per i materiali, poi noi abbiamo i mercati e così via. E Questo è l'unico però cioè, comunque 2 anni assolutamente quindi positivi, cioè hai fatto i aspetto soldi e sei stato contento e come mai sei tornato? negativo. Guardiamo bene. Lo sto facendo da casa adesso, sono tornato a Roma. Perché Ah. nel Covid e tutto quanto, lavoro smart working qui da casa. Cioè, infatti dove sto adesso, ti sto parlando dal Mac, ma davanti ho 4 schermi di computer. Cioè, Stai parlando cosa c'è? dal Mac, sei al McDonald's? Da No. Macintosh. Ah, dal Mac, scusazzi. Pure io, insomma, come vado, eh? Cioè, oh, ma io mica ho fatto il mio primo produrre nel 99, devi capisci, ho dei problemi, capisci? Molto prima del 99. Cioè, tu sei praticamente, io ho intervistato magari la lista David Besso, no? E abbiamo parlato di un sacco di argomenti del Magic passato che non c'era, ma lui comunque mi ha raccontato di nazionale, eccetera, ed era tipo 2005, 2000, perché Magic in Italia, tra l'altro, Ma David è arrivato dopo. c'ha una storia competitiva lunghissima che, per esempio, gli esport di cui io mi occupo per lavoro non hanno. Cioè, i grandi campioni esport italiani cominciano nel effettivamente 98-99, ma sono pochi perché ci sono stati poca storia di tornei, poi non sono tanti andare all'estero, mentre voi, appunto, tu del 99 hai fatto il primo Pro Tour, quando il primo Pro Tour primissimo è del 96, sei una leggenda praticamente, Mario Pascoli, infatti, da tutte le parti. Io, come dico sempre a tutti questi ragazzini, tutto quello che io ho dimenticato di questo gioco, poi ho ancora dovuto impararlo. Questa mi sembra un'ottima frase. Che cos'è che hai dimenticato che so dire? Se l'hai dimenticato non lo sai. Dopo tanti anni, comunque, il problema è quando vecchi, le tue facoltà mentali invecchiano con te, quindi io non mi sento più sveglio quando ero ragazzino. Non ci Prima se credo, non ci credo. Secondo me a tenere le carte in mano sei ancora forte, però lì, il manico c'è ancora, come si dice a Roma. Però, per esempio, no? Se tu mi fai una volta, io ho vinto PTQ da 500, 800, 1000 persone, per dirti. Madonna, c'erano in Italia PTQ da 1000 persone, mi stai dicendo? Abbiamo fatto un PTQ a Rimini, aveva fatto 50 gradi. Il giorno prima era il compleanno di Manuel Albisi. Sono andato al PTQ, era ancora ubriaco. 12 turni con mazzo di controllo, con le reliche, con la carta che faceva tutto della manica, insomma. C'ho una creatura per vincere il mazzo. 12 turni, 560 persone. Al turno 11 mi formicolavano tutte le braccia. Ho detto, mo, pensa che se non muoio oggi. Sono in panico. E alla fine ho vinto un finale su Filippo Kratter e Mirror Match, quel PTQ. Ah, Kratter è un nome che ho sentito tanto pure. Sì, Filippo pure è un abbastanza, non è un vecchissimo giocatore, però lui è uno di quelli che quando ha iniziato e si spinge, ci stava sempre dappertutto. E tu fondamentalmente, appunto, quando hai cominciato a giocare a Magic? Da prima, il 99 c'è cioè Io il primo Pro Tour. ho iniziato con dei compagni di classe nel febbraio del 95, comprava Erevanse da bordo nero ancora. Quindi quando il gioco è arrivato in Italia, fondamentalmente, quando ho iniziato io. Sì, tra i vecchi vecchi, guarda, 6 mesi dopo dei grandi vecchi del panorama italiano, che possono essere Perché Pisicchio. c'è qualcuno. Ah, Pisicchio io me lo ricordo, considera. Ma perché faceva risultati? Aveva fatto risultati, no? Solo perché era uno che girava. Gabriele è uno dei grandi padri Eh sì. del Magic italiano. Lui fece un solo grosso risultato a un Pro Tour a Mainz, ma non mi chiederanno perché non me lo ricordo, e fece top 8. Ma pensa, non lo sapevo, arrivò così lontano. Non era il più forte, però era uno di quelli che stava in comunità, ha fatto tanto, perché lui aprì pure un locale, l'Orchingale. Noi andavamo spesso a giocare lì, giocavamo Certo. tantissimo.
Lui poi era 12 Ma anni più grande. tu lo sai che la mia vita e la tua vita sono sicuramente incrociate all'Orsingal, eh? Perché io all'Orsingal a quei tempi andavo a giocare a StarCraft Sì, nel me lo ricordo. 98-90. Cioè, Frequentando Luca Ghiera. esatto. Infatti, che Luca Ghiera è un giocatore che ha giocato molto a Magic, ha avuto anche tanti risultati se non sbaglio, e poi è passato a giocare a StarCraft ed era uno dei miei rivali perché giocavamo in due clan rivali. E quando aprì l'Orsingal, per chi non lo sapesse, è un locale che stava in via Palermo, quindi al centro di Roma, ragazzi, al centro, cioè via Nazionale, via Palermo è Nazionale. una parallela. Ed era un locale bellissimo, molto buio. Entravi, ti ricordi, c'era una porticina. Sembrava di Mamma mia. entrare in un, come si chiama? In una giostra horror. Sai che all'inizio ti fanno entrare da un posto piccolino, e poi è gigantesco dentro. Infatti, poi era gigantesco. C'erano un sacco di PC sulla sinistra, tanti tavoli sulla destra. Alla fine c'era il pub e si giocava, si facevano tornei di Magic e. No, dai, questo qui, l'Orsingal, non fu il primo negozio di questo stile dove andavamo a giocare. No, No. quando era nel 96 c'era un altro negozio dietro a Via del Ponte Oscuro, dietro Piazza Venezia, si chiamava Lobby One. Lo aprì un vecchissimo giocatore di Magic, si chiamava Valerio Redico. Era stupendo, era meraviglioso. Era l'Orsingal due volte più bello. Ma dai. Entravi, c'era la solita sala con 6 PC, che nel 96 c'erano 6 PC Sì, LAN. Era una cosa assurdo. di Assurdo, paradiso. assurdo, assurdo, certo. E poi c'era ovviamente il bar, tutto quanto, e c'erano tutte sale a tema. C'era la sala tipo Blade Runner, la sala con Ma i mostri. dai, stupendo. Noi andavamo a giocare lì, e lì è iniziata la storia del Magic romano. I vecchi giocatori, la scuola romana è stata dal 96 al 2006 indiscutibilmente la più forte d'Italia, ma staccata chilometri e Sai che chilometri di arriveranno paese. commenti a dire che non è vero, Posso di quello che gli no? pare. Noi già. Se tu pensi che dal 90, 98, dai secondi nazionali, terzi nazionali, Roma ha vinto tipo 8 nazionali di seguito, cose del genere. Ah, Perché ci ok. fu Moro, Luca, io 2 volte, Tommaso Natale, insomma, ne abbiamo vinti una chiara, 6, 7, insomma. E ogni volta che si andava a fare un pro tour c'erano 10 romani e 4 di altre città. Noi facevamo proprio spedizioni punitive, i BTQ, 2 macchine dei romani, e tornavamo sempre che uno di noi aveva vinto. Sì, beh, che poi tra l'altro questa è una cosa molto interessante anche per chi gioca a poker, perché la scuola romana di Magic che tanto effettivamente con i suoi giocatori ha dato al movimento e ha creato tantissimi campioni, poi si è piano piano trasformata nella scuola romana di poker, che anche lì ha praticamente dominato come si dice, la scena italiana, tranne in verità poi molti giocatori molto famosi, uno è Luca Pagano, che magari insomma ricordi, conosci, esatto, che è uno dei più forti in Italia, adesso ha fondato un team e-sport, quindi ne parlo e lo saluto, ha fondato i Clash, e tra l'altro pensa, in Clash House, una volta che io sono andato a trovarli, ho trovato un ragazzo che giocava con te a Magic, di cui ora mi sfugge il nome, che però mi ha raccontato proprio come la scuola romana di poker di Magic si è trasformata nella scuola romana di poker, cioè andando negli internet point a farmare. Assolutamente sì. Noi, sì, tantissimi giocatori bravi di Magic sono diventati poi molto bravi anche a giocare a poker, e alcuni ancora oggi veramente dei fenomeni. Dato, no? Che è un'altra persona che io conosco per StarCraft. Andrea Dato, per esempio, è attualmente, secondo me, top 2, top 3 giocatori cash game poker in Italia adesso, veramente, veramente fortissimo. Poi Pensa. ci sono Dario Minieri, Sì. Pierpaolo Fabretti, tutta gente che ricevette E tu sponsorizzazioni. non hai provato il poker? Io ho giocato poi all'inizio, quando uscì, sì, giocavo insieme a Dario e andavo anche molto bene. Poi era un periodo in cui io studiavo, stavo lavorando, volevo fare altre cose, mio padre si incazzò, tra virgolette, Beh, dai, il poker. quindi preferì poi fare altre cose. Però dopo, anni dopo, ho aperto una poker room Ah, dai. tra le mie varie attività. Ho avuto 4 anni da poker room al centro di Roma, sì. E quindi ho lavorato con il poker. Io poker, scommesso, questa cosa ce l'ho lavorato tanti anni. Pensa. Gente come Stefano Fiore, Dario Minieri, Mauro Stivoli, Andrea Dato, tutti questi ex bravissimi giocatori di Magic,
venivano sempre a giocare giù da me. Bravissimi, ma non bravi quanto te, dimmi la verità. Tu eri proprio il, come si dice, il nostro Michael Jordan. Guarda, ci sono delle differenze da fare. Alcuni giocatori con un talento smisurato, Federico Dato, Stefano Fiore, sono gente che è veramente talentuosi. Poi c'erano quelli che erano i veri grinder, gente che giocava 20 ore al giorno e bam 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 e martellava, tipo Raffaello Moro, per dirtene una. Io penso che sia stata una via di mezzo, nel senso che sono sempre stato un po' discontinuo, nel senso, sì, giocare a Magic mi piaceva un sacco, e quando giocavo, che mi andava, giocavo solo a quello ed ero veramente forse il più forte, ma non a detta mia. Me lo disse anche tutti gli altri, gente, anche altri giocatori molto forti stranieri. Quando a me mi ha di giocare, non ce n'era per nessuno, onestamente. Però poi magari hanno, che ne so, mi fidanzavo, giocavo meno, mi rompevo le palle, andavo in blu svogliato, andavo solo a Ma farmi la manata. sei uno che si innamorava di mazzi che magari aveva fatto lui, anche perché al tempo Magic era completamente diverso, non c'era neanche il net decking, no? Cioè i mazzi un po' li inventavano. Completamente un altro sport. Una volta l'unica source che c'era online era, cioè, si chiamava The Dojo, che postava qualche mazzo di dall'America. Ma si parla già di 99-2000, insomma, Certo, però già agli inizi di internet. negli anni la roba te la dovevi inventare. E comunque anche fino al 2000-2003 io ho inventato mazzi e ci ho fatto anche svari risultati. Mi ricordo vinsi un PTQ agli europei a Parigi, 1.000 persone, Ma e PTQ solo italiano, 1.000 persone. no, a Parigi, erano gli europei di Ah, Parigi, un ok. sacco d'anni fa. No, scusa, non lo vinsi, lo persi in finale contro un tedesco. E con un mazzo l'ho inventato io. E poi ci feci top 4 a un Grand Prix a Londra. Era un mazzo di blocco bianco-blu, quando tutti giocavano Goblin, eccetera, eccetera, insomma. Una volta ti potevi inventare le cose. Per esempio, io il primo toppetto che ho fatto al Grand Prix, si parla di 1998, Firenze, andai con un mazzo che c'avevo solo io in tutta la sala. Ma Era davvero? E, cioè, e tra un l'altro un Gran Prix nel 98 a Firenze, quanta gente faceva? Pure lì migliaia, no? non mi chiede, ma mi ricordo solo c'era un toppetto di mostri veri, c'era Guy, Budde, c'era un austriaco fortissimo, c'era un paese americano. E c'erano due italiani abbiamo fatto doppiette, se non mi sbaglio, io e Daniele Canavesi. E io andai con un mazzo che feci insieme a proprio ad Antonino De Rosa, era Pensa. un mazzo con Survival of the Fittest, trade, aveva quattro. La gente in quel periodo giocava tutto Illusion Donate con Necropotence, se ti ricordi. Ok, no, perché in quel momento io comunque non giocavo, quindi non Quel mazzo ricordo. si chiamava Trix, era un mazzo combo nettamente più forte. Faceva Illusion Blender e te la dava. E praticamente, io giocavo, mi ricordo, quattro scariche rosse di base e giocavo un sacco di roba per non fargli da fare. In più gli Armageddon, insomma. E feci doppiette facendo una streak tipo di 13-1. Madonna che Quindi bello, con un anche mazzo creato da te da zero. Fantastico, senti, a parte c'è veramente parlerei ore di quel Magic che fu, ma io voglio sapere questo primo Pro Tour, visto che tu quanti Pro Tour hai fatto in vita tua? Mi hai detto 30? non lo guarda, onestamente non l'ho mai contato, ma tanti, non mi sono mai messo a contarli. Vabbè, L'ho fatto tanti, quindi hai fatto diciamo il primo nel 99 come mi dicevi, l'ultimo quando? a Seattle 2012, una cosa del genere. Ah, Si quindi gioca. Sì, no, quasi guarda, recente. è stato un caso in realtà, perché mi costrinsero ad andare a fare un Grand Prix a Manchester. Andai lì e ho fatto boh, 10 draft in totale, arrivai secondo. E quindi mi ero preso. Ma sai che io me la ricordo sta cosa? Io già seguivo Magic e già seguivo quindi i risultati competitivi e sapevo il tuo nome, chiaramente conoscevo il nome di Mario Pascoli, chiunque ha giocato a Magic sa chi è Mario Pascoli, assolutamente. E ho detto, ma come cazzo ha fatto questa arrivare a seconda a un Grand Prix così dal nulla? E così ti sei qualificato Completamente impreparato, ovviamente, perché da... Che espansione era, per curiosità, te lo ricordi? era Ritour Ravnica può essere.
No, quelle che si giravano, che Ah, c'era Innistrad, Innistrad. Innistrad, bravo, che c'era il sindaco che faceva i lumennari, come si chiama? Grande, grande. Major Vajabruk, forte quella carta. Quello lì, quello ce l'ho avuto tipo nel Sealed, nei due draft, e detto qui, sempre. Guardava sempre. Perché tu sei il sindaco de Magic, capito? Quindi. No, c'è un giocatore forte americano che mi prende sempre per il culo e mi dice: io sono il padrino. Quando andavo a fare con lui era quello più vecchio, quello più, capito, che giocava tanti anni, era un po' il padrino di tutti quanti gli altri italiani che andavano. Senti, Era. quindi dal 1912 tu hai visto un sacco di produttori, come sono cambiati? Com'era il primo? Com'era organizzato? Era un eventone? C'era gente che faceva le foto? C'erano i feature match? O era una roba più amatoriale? Al di là del fatto che comunque c'era un bel montepremi, perché io leggo che il vincitore del primo Pro Tour, Michael LoConto, vinse tipo 20.000 dollari nel 96, che erano tanti, non erano pochi, no? Guarda, allora, il primo che ho fatto a New York mi pare che era 99-2000 ed era quello con i Linsippi, ma forse è 2000, mi sa che era l'inizio del 2000, forse non 99. E lo vinse uno svedese, che uno svedese fortissimo, si chiamava, non mi ricordo, Te lo posso dire io, ovviamente, perché sto 2000, cercando. forse 2000. Ma allora, nel 2000 c'è stato a Los Angeles, a New York, Controlla quello? Sigurd Eskeland, che però è Bravo, norvegese, bene. 25.000 dollari. Quello quant'era? Quanto vinsi? 25.000 nel, ripeto, 2000, che erano tanti soldi. Sì. Oh, magari all'epoca fa stato. Poi capito, conta noi, ragazzini di 18 anni, 20 anni, senza salario in tasca, andai a produrre e tirai fuori 2-3 mila dollari, capirai. C'era un po' di. te credo, mazza. Insomma, dimmi, il primo com'era? Cioè, raccontami l'evento, descrivimelo. Sono troppo curioso, cioè. Allora, l'impatto è stato fighissimo perché tu parti dai tornei che fai in Italia, quindi sale dei negozi che possono essere sì anche grandi, no? Arrivi in questa sala gigantesca, poi tutta moquette, tutti i tavoli belli, allineati, sedie comode, beh, stupendo, un sacco di gente. Veramente, cavolo, dicevo, ma dove sono arrivato? Ed anche quando giochi stai comodo, non stai appiccicato agli altri. È stato, dico, mazza, fighissimo, bah, voglio fare altri produrre, ho pensato subito. E all'epoca come coverage non c'era tantissimissimo. Credo Penso poco. che facesse forse un feature match, ma sai, neanche Beh, perché. sicuramente non c'era lo streaming, le telecamere non c'erano, Non c'era cioè, era semplicemente organizzato meglio, no? Cioè, però, non so, per esempio, una cosa che mi chiedo, c'era gente a guardare? C'erano. Sì? Tanta, sì. quindi. Le partite più importanti c'era gente fuori che guardava, però per esempio non c'era un'area come quella che può essere oggi, no? Che capito molto larga con i due tavoli, con le telecamere, i palchi sopra, eccetera, eccetera. Certo, Era certo. più, che ti posso dire, una stanza, insomma, però più piccola, però la gente poi comunque guardava. L'esperienza E com'è stata? Tu che risultato hai fatto al tuo primo Pro Tour? ho fatto 4-3 sbagliando completamente il mazzo. Mi sono fidato di un mio amico di Bologna e invece avrei dovuto fidarmi dei miei amici di Roma, che fecero tutti quanti secondo il giorno e alcuni anche soldi, e Ah. portare un mazzo molto medagonizzato, perché praticamente tutti quanti giocavano ribelli con l'insipi. Sai, ribelli, tutti i turni devi pagare un tot di mana e si devono attivare, no? 5, 4, Non 5. ricordo la meccanica, no. I ribelli, tu lo castavi questa creatura, a fine turno potevi pagare, che so, 4 mana e cercare un ribelle dal mazzo e metterlo in gioco. Ok. Quindi era molto mana intensi, nel senso spendevi parecchie mana tutti i turni. E tutti gli altri ragazzi italiani portarono un mazzo e giocava praticamente, c'era una carta che si chiamava Rising Waters, che era Winter Orb, non ti faceva scappare in mana, e quindi tu Ok. non potevi giocare i ribelli. Certo. In più aveva dei bounce, delle cose. Ok, quindi questo è il primo, invece il risultato migliore che hai fatto a un Pro 2004, Kuala Lumpur, secondo posto. Secondo posto a un Pro Tour. Ho Wow! perso in finale contro giocatore, forse uno dei più forti di sempre, contro John Finkel. Ma penso.
brividi, brividi, solo che hai detto, capito, finale, un italiano, Mario Pascoli contro John Finkel. Vabbè, raccontami tutto sto pro tour, che mazze hai portato? Allora, era un pro tour di Limited, era un pro tour in Malesia, a Quindi Kuala Lumpur. solo Limited, c'erano pro tour che non giocavano costruito all'epoca? All'epoca c'era un pro tour che facevi solo una cosa, solo, o solo costruito o solo limited. Per esempio, noi era solo costruito, non c'era limited. Ok, quindi c'erano, che so, 3-4 all'anno, uno di tipo 2, uno di limited, uno di extended, per dirti. Ok, era Ok, diverso da oggi. Oggi fai, che so, 6 turni più 3, 3 ok. turni più Esatto, 6. ora sono, vabbè, al di là del fatto che adesso sono cambiati ancora, sono trasformati in Mythic Championship e vabbè, ora proprio come ora quelli digitali che fanno su Arena ovviamente non cambiano formato, fanno solo il formato scelto, standard storico, quello che è. Però io credo che Mattia Rizzi, l'ultimo che ha fatto, non ci fosse la proporzione limited, era solo Pioneer. O forse sì, adesso vado a controllare, però vado a memoria, non mi ricordo. Che In quell'epoca comunque c'erano i prodotti di specialità, è. Esatto, c'era quindi, lo cioè, studio quindi era un della solo limited. Limited di che produzione, espansione, te lo ricordi? era John Finkel wins Pro Tour Mario Pascoli. Guarda, sto proprio a cercare. c'è Parte stato il video in cui lui mi rompe il culo in finale. che questo è Grand Prix Manchester. No, non. Eccolo, No, scrivi John Finkel Kuala Pro Lumpur. Tour Kuala Lumpur 2008. Ah, 2008, era 2004, ok. E che via sono vecchio, mi ricordo manco quello che ho mangiato ieri. E praticamente Ecco qua, adesso 3 a invece 2, no, 3 a 1. non Perché 3? Cioè, non era best of 5. Pensa, c'era Marzio Carvaglio che gioca ancora oggi, Wafu Tapa in top 8, Mario c'era Pascoli che hai vinto contro Mike Ron e poi hai vinto Mike contro un Brown, che gioca più cinese, forte. Ming Xu, credo. È il primo cinese ha fatto per il Tampur, mi sa quello. Ah, pensa un po'. Mike Cron, che giocatore, ragazzi, fortissimo. Un Sì, eh? fenomeno. Porca, beh, lui ha fatto miliardi di risultati, quindi pure quello. Allora, non trovo però il formato, peccato. Il Merfolk, gli Elfi, i Goblin, ma non mi ricordo Vabbè, qual è. dai, andiamo avanti, raccontami l'esperienza. Quindi, Kuala Ma Lumpur, dai, intanto un posto incredibile, direi. andare a quel produrre, sì, molto figo. Andare a quel produrre che avevo fatto tipo 300 draft dell'espansione prima, di quella base, tipo due draft di quella dopo. Quindi io dell'ultima bustina non sapevo niente, però della prima bustina, se tu mi passi un pacchetto, io so che carta hai preso. Da quel punto di vista era preparatissimo. E sono andato avanti così, sapevo, nel senso. Una volta non so se ancora oggi è così, nelle bustine c'erano dei pattern. Tu, conoscendo questi pattern, potevi sapere quello che il tuo avversario a destra aveva piccato con il first pick. Io due o tre draft ho dovuto cambiare il mio first pick perché sapevo che magari quello sopra me aveva preso la stessa carta mia. Mi ricordo che so, avevo una Sif sopra e partii prendendo un elfo a tre mana che tappava una mana verde e metteva l'elfo 2-2, una carta fortissima. Ok. Poi lui mi passò il suo pacchetto, io capii che lui aveva preso la stessa carta. Quindi cambiai completamente mazzo, lo beccai e l'ho pure battuto. Madonna, fantastico questo. Andai in Erfurt, cioè. Quindi ero completamente impreparato con l'espansione. Andai lì e praticamente feci il fuoco, andando toppette abbastanza agilmente, pattando appunto con Marzio Carvaglio all'ultimo turno. E niente, poi in toppette draftai un mazzo molto molto forte. Con praticamente mono rosso, giganti. C'era un gigante che quando entrava in gioco faceva un danno a tutte le creature che non erano giganti per i tuoi giganti in gioco. Quindi ce n'avevo due di questi. Ogni volta facevo il dio solo per l'avversario e andavo avanti così. E avevo pure Chandra, il Planeswalker, mazzo molto forte. Arrivai in finale abbastanza tranquillamente e beccai Finkel con un mazzo Kitkin bianco-blu molto, molto forte. Però là io sbagliai, lui fu molto molto intelligente perché io ero avanti 1-0 e lui chiese di andare al bagno. Sette al bagno 10 minuti facendomi proprio cuocere sulla sedia. Aveva capito che io un po' di tensione la stavo sentendo. E io partita 2 feci l'errore perché non conoscevo una delle carte nuove perché ero impreparato.
su un 2-2 che non sapevo essere per strike, quindi attaccai tranquillamente con un 2-2 No, wow. a Wow. schiantarlo su un 2-2. Certo. E lì poi sono andato in cappella e lui mi ha battuto 3-1, però lui aveva ammazzato un po' molto forte. Non Poi so vedi, se ha vinto uguale. questo è un bell'insegnamento perché vuol dire che anche i giocatori più forti, quelli con più intuito, in un gioco così complicato, così profondo, dove appunto magari non hai letto una riga di una gara, però possono fare un errore in una partita così importante, un errore così importante. E ancora te lo ricordi, ovviamente. No, lo ricordo per sempre. Beh, normale, ero 1-0 finale a un Pro Tour, primo possibilità di vincere il Pro Tour come primo italiano nella storia. Eh beh, no, mi segnerà tutta la vita, Certo, ovviamente, questa cosa. È una questione di preparazione e anche di tenuta mentale. ma quello è tanti nei tornei, secondo me. Io credo che a un certo punto, un po' come gli esami universitari, io non so se tu hai fatto l'università, mi dicevi di sì, che comunque stavi studiando. Giurisprudenza. Ah, pensa un po'. Sei laureato pure? Ah, Giurisprudenza. pensa un Già. po', quindi vabbè, fondamentalmente io li assimilo molto le due cose perché a parte quando giochi i GP tipo Sealed, mi sembra proprio un esame perché mettono i nomi attaccati alle pareti come negli esami, devi trovare il tuo posto come negli esami che devi trovare la tua aula. Poi a un certo punto ci sono i professori che passano per vedere che copi, quelli sono i judge che vedono se tu non c'hai Sì, sono tasche. pochi. Dipende, per una persona meno esperta, okay, dipende anche molto da chi è il tuo avversario. Nel senso, quando ti siedi per la prima volta di fronte a gente che posso dirti un Nassif, un Finkel, un Kai, Budde, oppure, cioè gente che all'epoca era, che tu li vedevi proprio, che mostri inarrivabili, irraggiungibili, tu ci stai giocando contro, la stai giocando comunque. È come il calciatore del Chievo che gioca contro CR7. Attenzione, attenzione, la senti, capito? Poi dopo anni che li incontri tutti produrre, c'è cioè Parcallo e tutto quanto. Però Certo. in quella situazione, probabilmente il secondo più forte, giocatore più forte della storia, finale a un Pro Tour, l'ho accusato, ho sentito, Beh, ti attenzione, ma... credo. Comunque considera sul sito di Magic c'è ancora quella partita, ci sono ancora le tue foto e tra l'altro eri una persona completamente diversa da adesso, cioè Eh sì, anche. purtroppo io sono stato male e ho perso parecchio peso rispetto a quando ero più giovane, insomma. Adesso sei magrissimo proprio, altro che. No, meglio prima, Beh, insomma, mi però diciamo. dispiace sentire che sei stato male, chiaramente, questo. Vabbè, grazie a Dio è tutto passato, tutto Ecco, risolto. speriamo che appunto sia tutto passato, però caspita, che storia. Quindi quello è il Pro Tour dove il primo italiano ha fatto secondo posto, quindi. Poi c'è stato Sì, Estratti che l'ha vinto. Samuele. Un altro di quelli, diciamo, mezzo grischiato anche. Ah sì? Quindi vi siete incrociati nella vostra carriera? Sì. Il suo inizio è stata la mia fine, nel senso, lui iniziava e io stavo terminando la mia carriera, tra virgolette, ma lui era sempre stato molto bravo, un ragazzo molto, Io lo trovo di un molto, molto sveglio. talento incredibile, tra l'altro. Molto, 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 molto sveglio. Non so se il talento è, diciamo, lui ha i suoi limiti. Soprattutto nelle scelte di Constructed, di faccia sua, ma è un ragazzo molto, molto, molto talentuoso e molto, molto sveglio e gioca molto, molto bene, attento e tutto quanto. Gli manca qualcosina sicuramente come tecnica del draft e forse nella scelta dei mazzi pre-game, insomma, prima di fare il torneo, però quando si siede è veramente molto, molto bravo. Sì, è una cosa incredibile. Poi soprattutto come sai, da vabbè, ma continuiamo a parlare di te. Quindi l'esperienza, ti ho chiesto la prima, ti ho chiesto la migliore, l'esperienza più strana, cioè il Pro Tour dove tu, non lo so, ti ricordi la cosa più assurda che ti è successa, non saprei, l'aneddoto più particolare, vi siete andati a imbriacare, che avete fatto? Quello tu, quello sempre. Allora, vedi che una volta non è come oggi, no? Oggi questi ragazzini che giocano a Magic, che magari che andano a fare Pro Tour, sono quasi tutti come mezzi atleti. Noi andavamo, Pro Tour per noi la prima cosa importante era andarci a divertire, farci la vacanza e vedere i Certo, posti in giro per il mondo con gli amici. certo, certo. Quindi ogni Pro Tour, la sera prima o 2 sere prima, c'era la distruzione. Cioè, anziché andare a ubriacare, uscire per locali e tutto quanto. Io mi ricordo un Pro Tour in cui
fatto, sono arrivato decimo, undicesimo Beh, che comunque non mi sembra poco. sì, al coso, a New Orleans, un produttore di Extended, scopiazzando in maniera schifosa il mazzo di Nassif che mi fece vedere il giorno prima, beh, lasciamo stavolarci. Tipo, la sera prima era il periodo in cui c'era il Mardi Gras. Mardi Gras è Halloween praticamente. A New Orleans c'è una strada che si chiama Bourbon Street, in cui nel periodo del Mardi Gras di Halloween c'è festa tutte le notti, in cui dove là ci stanno ragazze con le tette al vento, gente ubriaca sulla strada, e ti scambi queste collanine di plastica, ed è un evento, cioè, succede tutti gli anni. E noi, capirai, la sera prima siamo andati lì, completamente ubriachi, a festeggiare, a tirare le collanine di plastica ai ragazzi con le tette in giro, insomma. Abbiamo fatto le cotte de crude, guarda, veramente in tutti i produttori che ha fatto, non me ne ricordo nessuno in cui non c'è stato qualche disastro o qualche cosa che veramente gente mi dà. Bello comunque. Cavoli. Nassif, che hai citato prima, ancora gioca, ancora spacca, ha vinto recentemente più volte tra l'altro. E tu lo senti ancora? Cioè, siete amici? Lui si ricorderà chiaramente di 100%. No, no, su Facebook ci sentiamo. te. Vabbè, ma ci sono cresciuto con lui, cioè, Ma quanti anni ha? Sembra l'eterno giovane, cioè tu. Nassif giocava, che sta stato, mi sa c'era pure lui, quella di New York nel 2000, giocava la vita, lui fa parte della grande scuola francese dei fratelli Rouelle, quindi Nassif Oliver insomma. Rouelle, quegli altri due, effettivamente tutti e due forti. Poi comunque tu hai fatto in quattro Grand Prix, alcune top 8. Firenze settimo posto nel 2000-2001, nel 2003-2004 in block constructed da Londra terzo, Quello che dicevo con Massimo nel Mentano. 2010 quinto sempre a Firenze, nel 2012 c'è il Grand Prix Manchester, questo che mi raccontavi che poi ti ha portato al Pro Tour, dove hai fatto secondo, sempre questo dei No, Manchester è il 2012, è 2012, l'ultimo sì. gruppo che poi ha fatto Seattle, in cui sono partito, ho fatto 6-0 in Limited perché ero preparatissimo in Limited. E in Constructed invece portai Scapeshift sbagliando il mazzo, perché era il periodo in cui si giocava quello lì rosso, verde, nero, là, Thermogolf Giunta. e Giund, bravissimo là. E la gente mi faceva l'Eliana di secondo tutte le volte, quindi non sono andato bene. Ho fatto secondo giorno, ma non ho fatto soldi a quel punto. Ok, ma questo stai parlando del Pro Tour, invece io dico un Grand Prix, c'è cioè un Grand Prix Manchester di Limited dove tu sei arrivato Manchester secondo. ha fatto, esatto, Avasi, mi pare che era, sì. Poi Esatto. ha fatto secondo per suo ragazzo belga in finale, che è stato abbastanza fortunato perché mi ha pescato il mono house quando andava a perdere. Vabbè, questo è un gioco anche di fortuna. Sicuramente alcune delle tue vittorie le devi anche alla fortuna, ma come tutti quelli che hanno giocato a questo gioco, il punto è che se giochi tanto, le possibilità che la fortuna ti arrivi ci sono, e se giochi poco, Normale, ovviamente no. normalissimo, normale, in qualsiasi gioco con fortuna minimo 100. Comunque è veramente fighissimo che la scuola italiana abbia creato dei fenomeni, dei talenti. Cioè, la percezione da qui, da uno che chiaramente legge i siti, che magari in Italia non sono stati sviluppati, anche insomma, magari chiaramente c'è Mengucci per carità, però i deck builder italiani non è che sono tanti, famosi all'estero, invece quelli. Oggi il deck building è molto relativo, nel senso perché hai talmente tante informazioni dalla rete che ti vuoi inventare? Puoi cambiare due carte, tre carte sul mazzo. È difficile inventarsi un formato nuovo. Noi, un archetipo nuovo, noi inventiamo proprio gli archetipi nuoi. Se ne dico, che ne so, Federico Dato nel 98 ha fatto secondo al Pro Tour Roma con un mazzo inventato da lui, lo giocava solo lui. Non l'ha dato a nessuno, se l'è testato da solo, di fronte al muro proprio, giocando in solitario come un pazzo per un mese, e ha inventato perché non ha fatto secondo a produrre. Ah, anche Federico ha fatto secondo un Pro Tour. Terzo, scusami, Federico Dato ha fatto terzo a Pro Tour Roma nel 98-99 Ma pensa. e giocava in un mazzo high tide, Ah. mono blu high tide, un mazzo combo. Sì, ma dico, questa Te l'ho detto. la scuola italiana ha almeno preso
in precedenza sicuramente è sempre stata molto rispettata, no? Cioè, nel senso, io credo che quando voi andavate, appunto, la scuola romana andava, eccetera, non è che Mario Pascoli si sedeva al tavolo e aveva di fronte uno che, di cui aveva paura, era molto più il contrario, la gente aveva paura. La gente, io mi sono al tavolo e all'epoca ci sono state quattro grandi scuole che sono francesi, tedeschi, americani e giapponesi, tra virgolette, nei primi 10-15 Quindi anni di l'Italia Magic. non la nomini. Oltre alla nostra, Ah, ovviamente. ok, quindi c'è. Beh, guarda, io direi che Stati Uniti e Giappone, serie A, serie B, Europa. Però Germania ha un paio di fenomeni veri. Kai Budde, per Il più dirtene. grande giocatore di Magic della storia, pare, no? Kai, lo sento ancora tutt'oggi, è un grande amico, abbiamo giocato contro tante volte ed era lui veramente bravo, 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 Cosa aveva bravo. in più degli altri? Qual era la scintilla? Non... Tutto, tutto. Non sbagliava una giocata. Mi ricordo questo Vai, bello l'aneddoto. aneddoto. Lo incontrai all'ultimo round di un Grand Prix che vinceva Paint. Giocavamo un mirror match di Psychatog. C'erano Psychatog con i Mox Diamond, Upheaval, tutto quanto. E c'era una carta che era Accumulated Knowledge, ti faceva pescare una carta per ogni Accumulated Knowledge che c'erano nei cimiteri. Ah, scusa, sì, è tornata adesso. L'hanno ristampata in standard, mi pare. Adesso la leggo, però insomma. Per farti capire, mi ricordo questo turno in cui avevo sette carte. Alla fine del suo turno, io tirai un Accumulated Knowledge, partì una guerra di counters per e altre Accumulated Knowledge, in cui io alla fine del mio turno avevo due carte e lui ne aveva nove. Nel senso, mi outplayò completamente. Beh, insomma, è anche K-Bud, appunto, cioè, e, Il comunque... terzo game decisivo, io feci Upheaval facendo terra Mox. Per fare psicato contro proprio e vincere, e lui fece terra Mox Mox psicato per dire. Vabbè, questo però è pure appunto fortuna, ed è sicuramente il giocatore che tu ricordi, che pensi che ti abbia impressionato di più, o ce n'è qualcun altro che comunque... Kai e John Finkel molto probabilmente erano a un livello leggermente superiore a tutti gli altri. Nel senso veramente un Tiger S, diciamo. Poi come Tiger A, dice, altissimi livelli non potrei avere tanti, tanti, tanti. Tantissimi giocatori americani, appunto poi c'era Sif, tantissimi giapponesi molto, molto forti. Però ecco, secondo me loro due erano un peletto più forti di tanti. Ma non ti faccio una domanda, sono sicuro la risposta sarà no, te la faccio lo stesso, ma un po' non ti dispiace che tu hai fatto questa carriera quando appunto non c'erano i social network, non aveva visibilità, diciamo, questi tornei di Magic con la visibilità che c'ha oggi, cioè oggi saresti una star, cioè, potresti vivere di quello probabilmente. Oggi è quello che veramente discutiamo anche l'altro giorno con gli altri ragazzi che appunto ti nominavo, Federico, questi qua, Tommaso, i vecchi Oh, giocatori. salutamelo Federico quando lo becchi. Io l'ho beccato con il figlio all'Uneor, pensa. Io avevo i figli miei e lui il suo figlio. L'ultima Sì. volta, quando, ancora pre-Covid. Noi penso che se avessimo avuto 20 anni oggi, con la grinta, la voglia di quello che facevamo all'epoca e il nostro talento, oggi avremmo fatto svari soldi e avremmo vissuto di questo, molto probabilmente. Guarda, secondo me oggi c'è anche più concorrenza. Rispetto a prima, probabilmente sarebbe stato diverso il tipo di carriera che avresti avuto e che avrebbero avuto anche gli altri. Probabilmente sì, ma di capire una cosa. Noi vivevamo per Magic all'epoca. C'erano giorni in cui noi giocavamo 15 ore, 16 ore, c'era gente che sulle panchine dell'Orsi, una Dropy One, ci dormiva, sulle panche, capito? Noi campavamo solo per quello. Era proprio un Sì, vabbè, martellare, ma eravate proiettati veramente. se c'è una cosa che compra la vita, è che la pratica ti porta alla perfezione. Tu più giochi e più diventi forte. Ovviamente Ledge di una volta
avendo così poche informazioni dall'esterno, era maggiore. Il talento o quello che tu, il tuo talento personale influiva molto di più su un game rispetto a oggi. Ti ripeto, oggi copi un mazzo online, puoi cambiare tre carte che spostano un po' il metagame, ma lo spostano di 5%. Poi tu ti dai il tuo 10% perché magari sei più bravo e sei più preparato, però puoi perdere con tutti, fondamentalmente. All'epoca, no, all'epoca se eri più forti vincevi, i più forti arrivavano sempre. Bello questo, bello. Peccato che chiaramente si sia perso, ci sta. Ti dicevo, no, sicuramente io non intendevo per risultati, ma sicuramente per popolarità avreste campato di quello, perché comunque Grazie. un giocatore che fa secondo posto a un Pro Tour, se poi si mette a streamare in inglese, cioè però in generale viene a subito riceve una botta di popolarità e con quella effettivamente può costruire una A noi carriera. all'epoca usciva una rivista in bianco e nero, si The chiamava Duelist. Duelist. Noi quando vedevamo il nome nostro su Duelist, un articolo su di noi, oppure sulle classifiche, che vedevamo che stavamo lì, dai, cioè sembrava chissà che Ma avevamo no, e fatto. invece no, 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 sembrava. E chissà che avete fatto, voi siete storia. Era solo quella e tu ci stavi sopra. Io È ero una quasi cosa convinto. fantastica. Cioè, ripeto, è tutto sotto traccia, non lo sa nessuno, se non i giocatori di Magic in Italia, che per carità sono tanti. Non siete andati su Repubblica, non siete. No, A me ma mi hanno fatto, avete a me fatto qualche la intervista storia. in Rai e in pubblico me l'hanno pure fatto. Capito? No, ma sicuramente ma me l'hanno fatto a me per l'eSport, anche se l'eSport è un po' più uno specchietto per le allodole. Cioè, fondamentalmente i community sono simili e alla fine la nerdaggine più o meno è simile, la gente che gioca a tornei di videogiochi, tornei di Magic, però in un modo o nell'altro quelli di Magic erano sempre visti dai media peggio, non lo so, tornei di car era un gioco Poi più. devi contare una cosa, tu devi contare questa cosa, che essere nerd giocatore di Magic oggi è facile, ma nel 95, nel 96, No, quando essere nerd, cioè oggi il nerd è una categoria tipo, sì. tipo cioè sei uno, può essere uno figo, nel 95 quando la gente passava e noi facevamo sega a scuola, andavamo a giocare a Doom, a sparare con il BFG, l'abbia come si chiama, il cannone al plasma dentro uno scantinato. La gente li vedeva in una maniera differenza, differente, o quando stavi a scambiare le carte per gioco o a strategia tattica sopra i cofri delle macchine, la gente passava e vedeva dei nerd, degli sfigati, la gente era, essere nerd nel 95 era No, un'altra no, no, storia. lo so bene, sono stato nerd. E quindi Che la poi gente è una quando parola che a parlava. me non piace per niente e che non userei neanche per te, cioè nel senso io non mi sento un nerd, la cultura nerd per me manco esiste, capito? Cioè io sono un fan dei giochi, sono sempre stato un fan dei giochi, ho sempre giocato e per questo, non si sa per quale motivo, mi chiamano nerd, ma io ho sempre fatto sport, che tra virgolette non è una cosa da nerd, non sono mai stato uno, capito, particolarmente timido o che ha problemi con le ragazze, non. Però, cioè, visto che dovremmo dovremmo dividere, no? Dovremmo cercare di. Non è. Sei appassionato di giochi, Esatto, sei fantasy, un nerd. No, cioè, cazzo, sono appassionato di quella è roba. Esatto. un po' del cazzo, ti ripeto, perché io pure ho giocato a pallone, ho fatto boxe, ci ho avuto ragazze tutta, un sacco di ragazze tutta la mia vita, quindi non sono, non mi sento No, assolutamente proprio personale. non incarniamo assolutamente lo stereotipo. Poi, se tu mi chiedi, cioè, ti piace essere nerd e in nerd intendi tutto quello che io faccio, che qui c'ho pietò, no, ci stanno qua le bustine dei Mega Man con cui gioco a Magic a 42 anni. Sì, mi piace, che devo fare? Cioè, nel Veramente. senso, però non è una cosa che se la gente la vede come negativa perché incontro un, non lo so, un collega, vabbè, un collega mio, no, perché lavoro nell'ISPO, però il genitore di un altro bambino, compagno di classe mio figlio, che magari entra e guarda, tipo, ma perché non pensi alla carriera, a queste robe qui e perdi tempo? Cioè, per me è lui che è in torto, capito? Cioè, non. Per me una vacanza carina è andare al BlizzCon o a un Comic-Con a Los Esatto. Angeles. Cioè, nel senso, per dire, mi piace proprio, mi Esatto, piace. esatto. Ci sono No. cresciuto con Dungeons and Dragons, con i videogiochi dentro gli scantinati con Magic. È una parte importante della mia vita. Sono fiero di quello che ho fatto, non la cambierei per Caspita, caspita, io fossi Mario nulla. Pascoli,
Sarei E fierissimo. ancora oggi, alla tenera età di 40 anni, se vedo una cosa fantasifica, me la leggo, me la compro, fumetti, manga, tutto. Non mi importa niente di quello che pensa la gente. È una Certo, cosa che fa certo. felice a me e non me ne vergogno neanche un po'. Ma infatti è un bel messaggio da lanciare per tutti, soprattutto per magari ecco, ragazze o persone che sono ancora più prese in giro se fanno una cosa del genere, perché appartengono a una categoria che non si sa perché non può appartenere a questo mondo, che sono tutte stronzate, però vabbè, chiaramente, È una ripeto. questione, la solita categorizzare è come essere razzisti, la solita questione Sì, sì, ignoranza. sì. Ah, perché non pensi alla carriera? Perché la gente magari neanche lo sa che abbiamo detto degli sport girano miliardi di dollari, non milioni, miliardi. L'ignoranza delle persone che ti mette le etichette, che è il problema del mondo da sempre. Ma mi piace moltissimo questa frase, ci concluderei l'intervista. Se non avessi da chiederti altre domande, come? Ma cioè, perché è facile, nel senso che è una cosa che non ti ho chiesto per un giocatore che ha seguito il gioco. Tra l'altro, tu oggi come oggi segui Magic? No. Poco, Poco. guarda, ti racconto questa cosa. Io ho smesso a Magic a un pre-release perché feci andare a fare un pre-release a tre gettati, così for fun, sempre con Federico e gli altri ragazzi, sai, per così andavo a farsi una giornata. Arrivai in semifinale, beccai un ragazzino e feci una carta che faceva tornare in mano una creatura. E feci, guarda, faccio questa, fa, lui fa, che fa? Fa caravella. All'epoca c'era una carta che si Sì. chiamava Caravella portoghese, Manowar, che rimbalzava una creatura Manowar, certo, Manowar è in mano. famosissimo. E lui mi dice, che è Caravella? E io gli faccio, scusa, ma tu quando sei nato? E lui mi dice, nel 2000. E io gli pensai, cazzo, le Mirage sono uscite tipo nel 97. Un anno dopo che sono uscite le Mirage. E lì mi prese veramente, troppo male. E Mario, no, perché? dice, ho deciso che era troppo vecchio. E basta. Fantastica Che fa storia. caramella? Ho fatto no, ma come che fa caramella? Mi Questa è una storia prendevano per molto. il culo, capito? Che con Tommaso Natale, quella punto nazionale, Federico Dato, sul terzo ampio 2 punto nazionale, mi piavano i miei ridevo e prendevano in giro, faccio quello che devo. Vabbè, ok, quindi hai deciso di smetterla, dicevo, non segui Magic. Magic Arena l'hai visto, ci hai giocato, ti ha fatto L'ho riprendere. giocato all'inizio, l'ho squagliato anche quando era in beta, ho giocato un botto. Poi mi ha dato noia. Io gioco anche altri giochi online, gioco parecchio a World of Warcraft, gioco a Hearthstone, giochicchio giochi da Blizzard, tra virgolette, da buon video gamer. Quindi giocare a StarCraft, famo la sfida, almeno lì ti batterò. Giocavo a Battle Soft livello. Io giocavo a StarCraft con Malin Pomper all'epoca, sì, ci giocavo come una voglia. Ci Mazza, grande. giocavo anche da Diablo 2, tutta questa roba così ci ho sempre giocato. E StarCraft 3 anche. Sì, non al vostro livello, Vabbè, ovviamente. chiaro, cioè, non... Federico comunque era forte a Akira dei StarCraft. Sol è come Guy Wood di... Sì, Akira dei Sol effettivamente all'epoca c'aveva un Allora, nome, c'aveva un nome, non c'è dubbio. insomma, magari... Senti, ultima, appunto, ultime due domande, mazzo e carta preferita, cioè la carta preferita tua di sempre, se dovessi dire proprio la carta a cui sei più legato, magari sia perché ti ha fatto vincere una cosa, sia perché in generale ti piaceva la meccanica, boh, non lo so. È Mamma mia, che domanda difficile scelta. questa, eh? Se vuoi puoi dirmi la top 3, ma solo perché sei Mario Pascoli. Eh Tu conta che se 25 anni conti sono 20 anni di carriera, sì. ed è massimo, ne ho giocati tanti. Allora, uno dei mazzi a cui sono più affezionato, che ci ho vinto veramente un sacco, era, come si diceva, Psychatog. Era un mazzo di controllo. Fondamentalmente blu nero, blu rosso nero, e vinceva solo con questo Psychatog, che è una carta 1-2 che rimuove le carte al cimitero e diventa enorme, fa un attacco che one shot prende. Tu controllavi, c'è la dure, canterai, eccetera, eccetera. Ci sono affezionato perché ci ho vinto niente tanti PTQ, ho portato un sacco di produrre, ci ho fatto un sacco di NPE. Però se mi dici una carta preferita, a me per esempio piaceva inizialmente, mi piaceva impazzire Balance. Io lo facevo. Oddio,
Quando facevo Balance Zura Nord ero troppo contento. Che carta, effettivamente. Se devo dire una carta, ti direi Counterspell. Counter, quello, due blu, counter. Due man Counterspell. Me ne Bravo. sono, è una delle poche carte che mi sono tenuto. Quattro Counterspell, Arena Promo di 20 anni fa, e ce l'ho ancora da parte. Bello, bello. Senti, e proprio su questo allora la chiudiamo con, capito? Oggi come oggi la gente si lamenta di Four Color Omnath, del power level che è aumentato, no? Perché c'è il power level delle carte, l'hanno sbroccato, eccetera. Cosa vorresti dire a questa gente che tu giocavi a due mana Counterspell o Psychatog che ti chiudeva in un turno? Cioè, il power level è veramente aumentato delle carte? Beh, o c'è semplicemente. Cambiato. È Eh? cambiato. È cambiato. Allora, Cioè, il un. gioco del 2000-2002-2005 rispetto al gioco di oggi era completamente un altro gioco. Oggi è vero, il power level, l'impatto del power level è molto maggiore rispetto a quello che poteva essere una volta, ma una volta era diverso. Una volta noi avevamo dei mazzi combo che ti chiedevano di un turno e tu devi stare zitto, cioè, era diverso, ma c'era sempre l'impatto della carta forte in qualsiasi gioco di carte è presente, non, è innegabile. Certo. Non, cioè, se no, non giochi a giochi di Se carte, non fai altre giochi cose. di carte, certo. Se non giochi di carte, Boh, però, cioè, ripeto, penso che le carte diverso. di un tempo, cioè io ho giocato uno standard dove erano legali le fetch, Bolt, Titano Primitivo, Jace the Mind Sculptor, Mistica Forgia Pietre, cioè. La gente una volta ti faceva terra, rito, in tutura c'è spettro ipnotico. Capito? Cioè, magari non sarà come fare un 2 mana 6-6 Trample Flying che fa settabilità come oggi, però una volta anche le risposte al power level degli altri erano molto poche. Che Capito? secondo Se quello me con è come pensa come c'è del Beccalo Sword, quello spettro, quello fa costo costo 20 turni, fa 10 turni. grande costo Era costo. diverso, ma il power level impattava fortemente anche una volta. Ma Terra, sono rito, d'accordo. Necropotence. Sono convinto che non sono lamentele, cioè secondo me la cosa che hanno sbagliato recentemente è che lo standard, il power level va tutto in una direzione, nella direzione magari dei mazzi rampa adesso o comunque di un mazzo di controllo prima e quindi ci sono questi mazzi, queste strategie dominanti che non si riescono a contrastare con le altre strategie, mentre invece dovrebbero esserci delle carte Guarda, forti per allora, aggro, forti per combo, forti per tutto. è vero, però io metto pure i panni di ricerca e sviluppo di questi che fanno, perché fanno le carte. Non è facile bilanciare No, non è e facile per fondamentalmente niente. ogni singola espansione fanno una cazzata. Nel senso, esce sempre una carta che magari non si è resi conto che sbilancia troppo, e poi magari poi a banno dopo 3 settimane. Però sì, però è sempre stato così. Una volta, se tu ti presentavi un mazzo con Goblin, la gente ti fa terra, rito negro, non so, Illusion Grandeur, e ti chiude di secondo, e tu hai fatto terra Goblin 1-1, è quello. Si va a periodi, c'è il periodo in cui vengono fuori i mazzi combo, il periodo in cui vengono fuori i mazzi di controllo, il periodo in cui vengono fuori i mazzi aggro. I tempo, dipende. Esatto, sono convinto che questa sia la lettura corretta. La Era lettura. la mente sterile. Esatto, sono convinto anche io di questo. La lettura di un campione veramente leggendario di cui potete leggere le imprese su siti che adesso sono, cioè, veramente. Fatevi un tuffo nei ricordi, cercate Mario Pascoli MTG e avrete veramente uno spaccato di un Magic che era, che per l'Italia, chiaramente per Mario, ha significato tantissimo. Io ti ringrazio un botto di questa chiacchierata. Spero di vederti in verità giocare con me magari in qualche altro release, pure con qualcuno del 2000, e magari che ne so, con mio figlio che ho portato l'ultima volta, gli insegnavo qualcosa che è del 2012. Stai Sì, trovando verete? l'ho portato perché alla fine, insomma, non, in verità a lui gli piacciono più i videogiochi come a tutti i bambini della sua età, e io non voglio forzarlo in una cosa che non gli piace, per carità, però comunque gli ho insegnato il gioco e vedo che gli piace, poi riesce. Guarda, noi ormai siamo dei vecchiacci, siamo della roba analogica in un mondo digitale, nel senso che Certo.
cartaceo, il Lo so, il piano piano. cartaceo, ma non è vero, non è vero. Secondo me il Magic cartaceo non No. spare. Io sono convinto non sparirà mai. Cioè, il problema è il Covid. Se non ci fosse stato il Covid, comunque il Magic cartaceo era in salute e era meravigliosamente, ogni anno cresceva. Ed è una cosa, e io lo dico sempre agli altri genitori che mi dicono: ma io ho problemi, mio figlio sta sempre ai videogiochi. Dai, è Magic. Dai Magic, perché Magic gli dà la stessa bellezza di quei giochi elettronici, la stessa profondità, lo stesso tipo di infatuazione, chiamiamola pure No, ossessione, ma ma onestamente deve leggere. Magic ha una cosa molto importante. Magic ti aiuta a sviluppare delle qualità molto importanti che sono il calcolo matematico, che Certo. sono il non fare tunnel vision, il predire quello che succede, Certo. la strategia, Ma applicare delle Magic strategie. è un gioco veramente stupendo. Secondo me il gioco migliore inventato dalla mente umana. E ripeto, per i bambini è favoloso. Tant'è che in una scuola È un qui buon motore di hanno crescita, cominciato sviluppo pure delle a facoltà. fare dei corsi e insegnano ai bambini a giocare a Magic proprio in una scuola qua vicino a casa mia. Glielo insegna, tra l'altro, il proprietario del Wildfire. Glielo insegnava sempre perché non so se col Covid continuano. Perché, ripeto, è una cosa che veramente aiuta. Io l'ho visto su mio figlio e fare di conto, leggere, lui comunque le carte le deve leggere per forza, perché se no non può Io con giocare, Magic no? ho imparato l'inglese. Imparato l'inglese, esatto, cioè. Esatto, Ho sviluppato una mente matematica che mi è servita molto nel mio lavoro. E anche tutti i giocatori di poker, fortissimi, vengono a Magic venivano da Magic, esatto, perché? Per quello. perché ti aiuta a sviluppare una mente matematica importante. Purtroppo la mente matematica non ci aiuta con sta S Roma, ma vabbè, quello magari parleremo in un'altra intervista. Già stasera partiraccio. Va bene, grazie ancora Mario, grazie mille, eh. Grazie a te, caro.